Il Politecnico di Milano studierà cosa accade nelle molecole immediatamente dopo l'interazione con la luce. L'Ateneo milanese si è aggiudicato infatti uno degli RC Synergy Grants, finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca, concessi nell'ambito del programma Horizon 2020 dell'Unione europea. Una somma di 5 milioni di euro su 12 complessivi erogati in 6 anni per indagare assieme a due università spagnole i misteri dell'interazione luce-materia, grazie al progetto TOMATO. Cos'è? Lo ha spiegato ad Ask News il fisico Mauro Nisoli del Politecnico di Milano, tra i 7 italiani su 34 ricercatori europei in totale, vincitori del prestigioso concorso. Il progetto TOMATO si propone di investigare la dinamica elettronica in molecole di interesse ottoelettronico, con una risoluzione temporale estremamente spinta, fino alla regione degli attosecondi. Per intenderci, un attosecondo è un miliardesimo di secondo. Importanti le ricadute anche nella nostra vita quotidiana di questa ricerca, ad esempio in campo energetico-biologico. Sono tante le possibili ricadute di questo progetto, a partire appunto dal campo del fotovoltaico. Si possono avere anche delle ottime risultati nel settore dell'elettronica molecolare, per esempio, cioè un'elettronica in cui il dispositivo fondamentale è la singola molecola e qui l'informazione è guidata dal moto ultraveloce degli elettroni all'interno della singola molecola. Altro settore che sicuramente beneficerà di questo progetto TOMATO è l'applicazione a molecole di interesse biologico, per esempio. Le informazioni di carattere biologico all'interno di una molecola si propagano grazie al movimento degli elettroni. Quindi TOMATO porterà forse anche alla possibilità di comprendere i meccanismi che portano alla protezione o al danneggiamento di molecole importantissime come ad esempio il DNA. Nisoli lavorerà assieme ai colleghi spagnoli Fernando Martín dell'Università Autonoma di Madrid e Nazario Martín dell'Università Complutense di Madrid. Per Tomatto, al Politecnico di Milano, è stato istituito anche un nuovo laboratorio ad attosecondi all'avanguardia in campo internazionale.